Gennaro, siamo qui all'ingresso dei vecchi parlatici. Praticamente, cari amici, sembrava un posto facilissimo, invece è comunque un'avventura. Veramente. Quindi, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, siamo di nuovo in Val Ganna, ma a farvi vedere una località totalmente nuova. E adesso praticamente andiamo prima a far vedere uno scorcio di galleria della vecchia tramvia che portava, quindi il tram che portava da Varese a Luino sul Lago Maggiore. Sì. E successivamente vi mostriamo anche un giro dove ci sono le sorgenti, che una volta venivano le persone qua alla sorgente, la sorgente è anche detta della signorina, perché dicevano faceva ringiovanire. Sì, sì. E oggigiorno l'acqua viene presa per fare la birra e per fare l'acqua che serve poi a fare il cioccolato, quindi è acqua proprio di sorgente per fare birra e cioccolata. Pensate, cari amici, un po' più per la lavorazione poi del cioccolato. Benissimo, e iniziamo Mauri, iniziamo questa esplorazione di questa zona delle sorgenti qua in Val Ganna. Benissimo. No, ma lasciala pure lì la borsa. La prendiamo adesso, cari amici. Perché la zona... Ah, ma devo prendere la torcia. Tanto io faccio vedere che l'ingresso di questa... Vabbè, quella passavano i tram. Infatti vedete che hanno fatto... Poi naturalmente, vabbè, giustamente hanno chiuso perché hanno costruito la strada sotto. Sopra, cioè, voglio dire. Mauri, nella grotta inizia la difficoltà, no, beh, magari cerca di far mettere in luce. Cari amici, qui veniva, passava il tram che da Varese andava a Luino sul Lago Maggiore, quindi era il capoluogo verso il Lago Maggiore, e praticamente qui passava quindi il tram. La galleria poi è stata ostruita, è stata chiusa quando hanno costruito la soprastante strada. La strada già c'era prima, però la differenza qual è? Che un tempo la strada era più piccola e quindi consentiva il passaggio in galleria del tram. Poi aumentando la strada, la grandezza della strada e facendo passare i camion, i tir così, hanno poi chiuso la galleria sottostante che rischiava di crollare. Quindi adesso è tutta chiusa fino a qua. E quindi, cari amici, continuiamo. Però questa non è la parte più difficile. Adesso vi mostreremo la parte più difficile. E quindi, Mauri, prendiamo le varie borse. Cari amici. E magari fammi... Inquadrami con la galleria, cari amici. Cari amici, a questa stupenda galleria del tram sulla Varese Luino, che adesso ci sono i pullman, questo fino al secolo scorso funzionava. Andiamo a vedere la zona delle sorgenti signorina, dove l'acqua ringiovanisce, oggi utilizzate per la birra e per l'industria del cioccolato. Andiamo, prendiamo ormai la nostra torcia e ci camminiamo. L'attrezzatura del buon Urbez. Ci dentro tutto ciò che occorre, cari amici, però intesi tutta roba, cioè la giacca, l'ombrello, si sa mai, la torcia, una macchina fotografica di riserva, queste cose. Può sempre in caso di... Semplicemente queste cose. Sì, è vero Mauri, questo fogliame è bello, particolarmente bello. Mm-hmm. Ma tu presumevi forse qualcosa, perché era strano, Sì, infatti. Allora, praticamente, lì c'è il torrente, fa vedere un po' Mauri. A parte del torrente e noi è così, Mauro, ci camminiamo, dai, ci
camminiamo di sopra qui. Noi abbiamo promesso. Adesso guardate cosa è successo. Aspetta, sai qui come c'è. Si chiama da queste parti, Mauri, questi ponti con i buchi? I marciopiedi. I marciopiedi. Abbiamo trovato un ponte col marciopiedi. Cos'è un marciopiedi? Adesso ve lo mostreremo, cari amici. Vi mostriamo il marciopiedi. Ecco il marciopiedi. Cioè, c'è un buco nel ponte, Mauro, andiamo fuori. Se vuoi lo inquadro io quello. C'è un buco nel ponte. È un buco perché ha ceduto. Poi Mauri, puoi mettere la... Aspetta che vado a prendere... Cioè, praticamente io ho messo anche questa per tenerlo al braccio, perché non si sa mai se cascano queste macchinette. Qua c'è proprio un buco. No, ma Mauri, lo cerchiamo di là, il sasso. È di là il sasso, cari amici. Adesso troviamo un sasso e tappiamo il buco. Però i sassi grossi sono di là. Quindi continuiamo, cari amici, di qua c'è tutto il fiume, sì. Adesso Mauri andiamo a cercare un sasso, sì, lì il buco, e tienilo magari qua dentro. Sì, perché qui rischiamo veramente di non regge. Andiamo, cari amici, andiamo a recuperare un sasso per coprire il buco e poi vi faremo vedere assolutamente che razza di ponte abbiamo fatto. Quindi, benissimo, i sassi erano di là. I sassi sono praticamente dove è crollata la centralina dell'elettricità. Guardate che faccio la panoramica qui. Al di là di questi alberi, che uno pensa sono alberi qualunque, finisce il ponte e c'è il precipizio, quindi occorre stare attenti. Meno male che ci sono gli alberi. Questa è la vecchia centralina dell'Enel, perché captava un tempo, con l'elettricità captava l'acqua per utilizzarla per il cioccolato e per la birra, certo. Allora, qua, Mauri, ecco. Se ce la fai? Prendo questo pezzo di cemento e copriamo il buco. Copriamo il buco che è pericoloso. Perché dopo vi faremo vedere, cari amici, che buco era. Copriamo il buco. Allora, praticamente, nel video del Mauri si vede. Sono caduto io nel buco perché era coperto dalle foglie secche. Allora voi dite, perché coprire il buco? Perché non si vede, cari amici. E quindi la copriamo con questa lastra crollata di cemento. Cemento armato. Mi sembra adatta perché è lunga e tiene bene. Mauri, Tana Eva, mentre cerco di coprire il buco senza cadere io. Aspetta. Mamma mia, prima inquadro io il buco. Fammi inquadrare il buco, cari amici, devo rendervi l'idea. Allora, questo è il buco. Se io finivo sotto, dove finivo? Proprio giù di sotto, dove adesso vi faremo vedere. Ecco Mauri, è crollato tutto. È crollato tutto. No, aspetta, il buco sicuramente c'era già, però era coperto dalle foglie secche. Inquadro mentre copro il buco. Allora, cari amici, qua lo metto proprio sul buco. No, un cavolo. Ecco, aspetta, vado di là a coprire meglio. Perfetto. Ecco, adesso, cari amici, abbiamo messo in sicurezza. Almeno l'abbiamo messo in sicurezza. E Mauri, senza attenzione, ti lascio il precipizio. Vieni più in qua.
Allora, come dicevamo, Mauri, sembra un posto tranquillo e invece è pericolosissimo. Guardate, è tutto grotte, vedete che è tutto grotte, incastonamenti. Quindi un pensiero, Mauri. Che abbiamo rischiato cose, ma soprattutto non sembra, perché questa è una zona silenziosa, tranquilla. Beh, comunque abbiamo messo in sicurezza. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scendere? No, adesso continuiamo a far vedere un attimo di là. Sì. Allora, qui passava il tram. Sì, qui passava il tram, il tram della Morgana. A vedere bene la centralina, che com'è proprio nel secolo scorso. Sì, infatti. Infatti, infatti. Magari inquadro anch'io. Questa qui è proprio una centralina di smetta. Sì, una centralina che captava l'acqua. Quella montagna bianca lì. Sì, la roccia di qua, proprio della Valganna. Rocce arenarie di questi posti qua. E qui, cari amici, è ciò che resta di questa centrale dell'Enel. Mattoni qua, cazzo. E guardate dentro, vedete, cari amici, che posto incredibile. E tutte qua le ragnatele, eh? Queste ragnatele le fanno degli insetti che si chiamano opilionidi, non i ragni propriamente. Sono degli insetti simili ai ragni, ma non sono ragni. Abitano nelle fessure dei muri e le ragnatele le utilizzano solo per predare, per prendere le prede. Bene, Mauri, si continua. Perfetto. Perché deve essere messa in sicurezza anche la macchina fotografica. Perché questa qua è bella, fa dei bei video. In effetti, quindi, è un peccato. Se non facesse bei video, comunque. Per noi va bene. Guardate battenuta. Lì, aspetta, lì, guarda che roba, la chiusa lì, giù la lì sotto. Idraulica. La chiusa idraulica, ma che roba, lì, va. Dell'alto qui. E cari amici, di qua passava il tram, poi qua hanno chiuso perché una parte adesso è proprietà privata della ditta di birra. E passava il tram a fianco alla ditta di birra. I lavoratori della birra prendevano il tram passando di qua. Fa vedere il tutto, Mauri, anche da di là, anche da più lontano lì, e anche quella roccia là. Guardate, questa è la roccia che è venuta giù, guardate, c'è la frana, è franata e... È di qua, ma l'immensità proprio... Allora, nella roccia stessa la galleria veniva scavata, quindi non c'era un lavoro poi successivo di muratura. Veniva distrutta, cavata la roccia stessa, ed era la galleria a roccia nuda, almeno in questo caso. Nell'altro caso hanno costruito un po' perché la strada passava sopra, però di solito si faceva dove il fronte della roccia teneva, si faceva la roccia nuda, non si metteva calcestruzzo su o magari blocchi di cemento o magari roba da costruzione. Bene, bene, cari amici. Perfetto. Perfetto, perfetto. Bene, vuol dire che è un bel pochettino questo qui, interessante. E iniziamo così, Mauri. Bene. E cari amici, adesso continuiamo. Andiamo alle grotte di Valganna, proprio dove ci sono le grotte, e alla baita del formaggio, e vini e formaggi, qua in Valganna, un ex ristorante qua in Valganna. E qui dietro vedete il ponte da cui siamo passati. E adesso lo inquadriamo. Nella discordia. No, un bel ponte, però col marciopiedi. E questo è il ponte che abbiamo fatto. Lì sotto è quello e che... lì su, sulla arcata più piccola, c'è il buco. Questo è il torrente, il buco che abbiamo tappato, ovviamente. E abbiamo visto nel video. Questo è il torrente. E allora andiamo, Mauri, a
a passare il torrente. Allora, benissimo, raccogliamo le cose. Questo è quindi il bel ponte e continuiamo, cari amici. Sì, come si dice in dialetto, dialettalmente, a volte hanno detto marciapiedi quando, quando ci sono i buchi nel marciapiede. C'era un ponte sul Lago Maggiore a Laveno, a Cerro di Laveno, e lo indicavano col marciapiede. Beh, facciamo una cosa così. Benissimo, cari amici. Ah, guardate tutte quelle belle piante, quelle piante proprio che crescono nell'umidità, che bello, eh? Troppo bello. Adesso vado qui a fare il ponte, no? Il marciapiedi. Siamo riusciti a fare il ponte senza, senza il parapetto, Mauri. Cosa volete qua? E si continua. Bene. Sì, i vari sbarramenti. Quella è una chiusa per evitare che i tronchi d'albero magari si staccano, cadono giù e vanno sotto il ponte e potrebbero danneggiarlo. Benissimo, e si continua, cari amici, saliamo su e andiamo alle grotte. Perfetto, al naturalmente il 21 ottobre 2018. Cari amici, siamo alle cascate della Val d'Anna. Quindi abbiamo fatto la parte della valle con la sorgente, l'antica sorgente, che adesso dà l'acqua alle fabbriche di birra e ditta di dolci, di cioccolata, di cioccolato. E adesso siamo proprio alle cascate. Qui quindi il torrente d'Anna, affluente del mitico Lona, il mitico Fiumarone, e c'è questa cascata memorabile della Val d'Anna. Addirittura quando nevica si ghiaccia completamente ed è possibile vedere proprio il ghiaccio che viene giù così. Le stalattiti qua, le, sì, sì, le stalattiti che scendono. Una bella visione, Mauri. È un po' trafficato qua, però... Sì, c'è la strada statale, però è così. Sì, sì, devo dire che non è male questa cascata. Sì, la inquadro un po'. Proprio di montagna. Sì, sì, la inquadro un po'. Guardate, cari amici. Ecco, mentre viene un'auto. Guardate, cari amici, che cascata spettacolare. Quindi la parte di sotto, perfetto, perfetto, Mauri, infatti avete visto, E adesso, cari amici, continuiamo con le grotte. A dopo. Eccoci qua. Eccoci qua, cari amici, la nostra avventura continua. Siamo veramente in un posto pieno, veramente nel mezzo della foresta. Mauri, è molto bello, soprattutto suggestivo, è molta natura, c'è anche un fiume, un affluente delle Lona qui, che sta scendendo in acqua cristallina, per montagna, che sta scendendo molto forte. Comunque niente, diciamo che è una vicina, no? È una bel posto, è vicino a tutti con il nostro. Un pochettino.
guardate qua, oh, come alto è, il porticino, questo è un ponte di legno, il porticino tipico di montagna, guarda qui che roba, questo è il fiume Ganna lì. Sì, affluente dell'Olona. Qui quando fa freddo si ghiaccia le cascate addirittura si ghiacciano. Si formano di quelle stalattiti enormi, che qui sì, fa freddo, sì. Poi quando scende. Adesso vabbè, la stagione è ancora finita. E niente. Bene. Perfetto. Cari amici, si continua l'avventura. Non ci sia propizia, ecco come si può dire. Continuiamo, cari amici. Bene, Mauri. No, beh, continuiamo. Continuiamo, sì, continuiamo. Continuiamo a filmare perché voglio inquadrare. Noi siamo venuti a questo ristorantino, quindi questo il torrente. Sì, adesso scendiamo, dobbiamo riprendere le grotte. Sì, le grotte. E questo il ristorantino poi dove siamo venuti a mangiare. Le patate al forno, quindi cose d'altri tempi, benissimo. Guardate che bello. Dai Mauri, okay, benissimo, okay. Continuiamo qua. E continuiamo, cari amici. Andiamo verso le grotte della Val Ganna. Degli antri, delle grotte in Val Ganna. Qua beh, una rimessa per vini e formaggi e di qua si continua e andiamo proprio a vedere le grotte da vicino, assolutamente da vicino. Di gente. Seguiteci, cari amici. C'è una palma. Una palma. Qua non manca nulla, abbiamo anche una palma. Mauri. Hai visto che bella? Una palma. Sì. Una palma. Tropicale. Una palma. In Val Ganna. Beh, continuiamo appena si liberano le grotte. Venite con noi alle grotte. Dentro nella roccia. Qui c'è un'altra grotta qui che lassù in alto là. Dentro la roccia, cari amici, nelle grotte della Val Ganna. Venite con noi, cari amici. Dentro le grotte, qui c'è la strada. E dentro le grotte, ah Mauri, devo prendere, cari amici, prendo la mitica torcia a LED e continuiamo la nostra escursione. E nelle grotte, Mauri, fa vedere queste grotte così incredibili, bellissime, anche di qua, ed è qualcosa veramente incredibile. E io cercando di farcela, inquadriamo proprio tutta la parte delle grotte. Di sopra. Ma che roba, che grotte proprio. Le grotte della Val Ganna. Scavate, attenti, attenzione. Insomma, è la giornata no. È la giornata no. Cari amici, voi ci seguite belli in poltrona, sulle sedie, che adesso vedo che a volte fanno quei video che presentano la sedia ergonomica. Sì, qui c'è tutta l'acqua. Qui qua c'è la sedia ergonomica. Più bella che c'è, non la fatica invece, altro che sedia ergonomica. Qua guardate, c'è un anfratto. Anfratti. E di sopra. E di sopra, guardate. Che cosa incredibile. Che cerco di illuminare anche di là. Grotta. C'è l'ingresso della grotta qui. Che ne dite, cari amici? Fammi vedere dal di là. Qui c'è un'uscita, una feritosteria piccolina. Cari amici, con tanta difficoltà da lì, Mauri. Allora, inquadra bene dietro di me. Allora, che ne dite di questa? Bello, Sì, direi. Mauri,
È molto bello, vedi, molto bello. Che ne dici? Suggestivo, suggestivo, sono grotte proprio molto... Siamo proprio nelle grotte della Valganna, cari amici. Grotte di Valganna. Veramente nelle vere bello, grotte bello. Della Valganna. Guardate che posto. Si entra liberamente in questi posti. Sì, a proprio pericolo però. Sì, pericolo, attenzione a inciampare. Proprio, ci mancherebbe. Già qua oggi è stata la giornata. Già oggi... Siamo stati miracolati. Avete visto prima in questo stesso video, praticamente nel video del Mauri c'è io che cado all'improvviso in un buco, si nota, e nel mio video poi quel buco lo tappiamo. Assolutamente c'era già sicuramente quel buco lì, c'era un buco in mezzo al ponte. L'abbiamo tappato comunque. Lì è già stato un miracolo, cari amici. Certamente. Allora lì già si nota che i miracoli esistono. E qua anche sì, abbiamo fatto vedere prima. Allora, sì, qua sì, troppo qua bello. Qua guarda, ci sono le spaccature nella montagna, qua, se vedi. Qua. Allora riprendo un po' di guardate, cari amici. Qua si vede fuori. Stando attenti a non inciampare, ecco qualcuno, tanto per cambiare, transitava in quel momento, Mauri, qua si scivola, sì. Qui tutta la Valganna. No, comunque è molto suggestiva questa cosa. Sì, sì, guardate cari amici, allora tutta la grotta, vedete, io cerco di illuminarla ed è spettacolare. Guardate che bello! Guardate che bello! Guardate che bello! Perché sono troppo belle queste grotte. Sì, troppo belle queste grotte. Gennaro! Sì, sì, Mauri! Un posto incredibile proprio! Il Mauri fa un po' di foto che poi metterà anche su Facebook, su YouTube, perché un posto così è da cartolina. È da cartolina, cari amici, bellissimo. Ci sono cose stratosferiche e siamo nelle grotte della Valganna. Bene, scena! E cazzo, bellissimo, suggestivo come posto. Cosa facciamo? Continuiamo, cari amici. Adesso andiamo alla baita dei vini e dei formaggi. Sì, sì, trasferiamo di là un'ex baita abbandonata da che anno? Da qualche anno era una trattoria. Trattoria che è fallita. È fallita due volte. Quindi, a dopo, cari amici. Bene, ci trasferiamo adesso. Ci trasferiamo. Trasferiamo la location. Prendo la mitica torcia a LED e continuiamo la nostra escursione. E nelle grotte, Mauri fa vedere queste grotte così incredibili. Bellissime. Anche di qua. Ed è qualcosa veramente incredibile. E io cercando di farcela, inquadriamo proprio tutta la parte delle grotte. Di sopra, guarda che roba che è. Grotte proprio. Le grotte della Valganna. Scavate, attenti, attenzione. Insomma, è la giornata no. Cari amici, voi ci seguite belli in poltrona, sulle sedie, che adesso vedo che a volte fanno quei video che presentano la sedia ergonomica. Sì, qui c'è tutta l'acqua. Qua c'è la sedia ergonomica. Più bella che c'è, non la fatica invece, altro che la sedia ergonomica. Qua guardate, c'è un anfratto. Anfratti. E di sopra, guardate che cosa incredibile, che cerco di illuminare anche di là. C'è l'ingresso della grotta qui. Che ne dite, cari amici? Fammi vedere dal di là.
qui c'è un'uscita, una ferretteria piccolina, cari amici, con tanta difficoltà da lì, Mauro. Allora, inquadra bene dietro di me. Allora, che ne dite di questa? Bello, eh? Sì, direi. Mauri, è molto bello. Vedi? Molto bello. Che ne dici? Suggestivo, eh? Suggestivo, sono grotte proprio molto. Siamo proprio nelle grotte della Valgana, cari amici. Di Valgana, veramente nelle vere bello, grotte della Valgana. Guardate che posto, si entra liberamente in questi posti, sì, a proprio pericolo, però sì, pericolo, attenzione, inciampati, ci mancherebbe. Già qua oggi sta la giornata, già oggi sono stati miracolati. Avete visto prima in questo stesso video praticamente nel video del Mauri c'è, cioè io che cado all'improvviso in un buco. Si nota nel mio video, poi quel buco lo tappiamo. Assolutamente c'era già, sicuramente quel buco lì, c'era un buco in mezzo al ponte. L'abbiamo tappato. Infatti. Lì è già stato un miracolo, cari amici. Certamente. Allora lì già si nota che i miracoli esistono. E qua anche sì, abbiamo fatto vedere prima. Allora, sì, qua è sì, troppo qua bello. Qua guarda, ci sono le spaccature nella montagna, che si vede. Qua. Allora riprendo un po' di guarda, guardate cari amici, qua si vede fuori, stando attenti a non inciampare. Ecco, qualcuno, tanto per cambiare, transitava in quel momento. Mauri, qua si scivola sì. Qui tutta la Valgana. No, comunque è molto suggestiva questa cosa. Sì, sì, guardate cari amici, allora tutta la grotta, vedete, io cerco di illuminarla ed è spettacolare. Guardate che bella. Guardate che bello. Foto così a campione. Perché sono troppo belle queste grotte. Sì, troppo belle queste grotte. Gennaro! Sì, sì, Mauri. Un posto incredibile proprio. Mauri fa un po' di foto che poi metterà anche su Facebook, su YouTube, perché un posto così è da cartolina, cari amici, bellissimo. Ci sono cose stratosferiche e siamo nelle grotte della Valgana. E cazzo, bellissimo, suggestivo come posto. Cosa facciamo? Continuiamo, cari amici. Adesso andiamo alla baita dei vini e dei formaggi. Sì, sì, trasferiamo di là. Un'ex baita abbandonata da che anno? Da qualche anno era una trattoria. Una trattoria che è fallita. È fallita due volte. Quindi. A dopo, cari amici. Bene, ci trasferiamo adesso, no? Ci trasferiamo. Trasferiamo la location. E facciamo anche questa seconda grotta. Andiamo dentro. Il secondo anfratto. Ce riusciamo a far tutto. Ebbene, Mauri, fa vedere questo spettacolo della natura, qualcosa di grandioso. Ah, come bello alto qui, che gocciola un po' giù di acqua, ma è un'umidità normale, nella grotta, guarda qui. Guardate cari amici, ecco, sono riuscito a fare un'inquadratura che fa vedere la parte alta. E qua c'è il cunicolo che congiunge dall'altra parte, quindi diventava una casetta dei uomini primitivi. Ok. Sarà stata abitata milioni di anni fa. Ma può anche essere, non è detto. Guarda, qui sono delle pietre molto molto levigate. Magari allora riprendiamoci da qua, se sperando che la videocamera funzioni, perché già oggi.
Ecco qua. E cari amici, continuiamo con questi posti stupendi. Mauro, okay. Quindi un pensiero? Pensiero, sono posti che non ho mai visto, molto belli e suggestivi. E turistici, allora, soprattutto perfetto. Turistici, mettete un bel like. Mettete un bel like, iscrivetevi per l'arte, cari amici. Cari amici, guardate una ottima, siamo alla Baita Valganna, comune di Verona, in questo punto della Valganna. In Valganna a vedere la Baita, qui era un pub, pizzeria, libreria, e anche Baita, conosciuta per Baita dei formaggi, dei vini, formaggi che venivano anche a mangiare formaggi. Quindi signor Mauri, iniziamo le imprese, iniziamo. Cari amici, lì eravamo verso la strada statale. Come? Ah, la torcia ce l'hai, ecco. Eccola qua. Ci serve per salire. Qua c'è un materasso, qui come vedete, tutto coso qui che... Qui veramente proprio è pieno di ragnatele a non finire, cari amici. Ragnatele su ragnatele a non finire. Che dimostrano l'abbandono, che c'è stato un bel po' di... Qua i grandi proprio hanno fatto festa. Continua a tanta gente. Abbiamo staccato un coso. Qua il balcone del bar. Evidentemente qua c'è l'ultimo detersivo che hanno utilizzato per il bar, e questo è il balcone del bar. Lo riprendi pure da lì, Mauri. Il bar. E questo è il balcone del bar come rimane. Comunque, bene, le cosine, l'olivo santo, qua i bagni per i clienti, i bagni dei clienti. Ma non si vede, no, qua. I bagni dei clienti. Distrutti. E anche qua il bagno per i clienti. Okay. Ah, le mattonelle bellissime, fate vedere. Guardate queste mattonelle. Cari amici, che belle mattonelle. Okay. Mauri, si continua. Purtroppo un po' tutto rotto qua. Dobbiamo adesso per salire ai piani superiori. Salire ai piani superiori. Prima c'era la cucina da vedere. Quindi abbiamo il locale contatori. Locale contatori, le parti dell'archivio, la cucina con i vari forni, il forno, adesso cerco di inquadrare, si vede più cazzo, sì, no ma si vede, cari amici, metto in luce, e questi sono i forni della cucina qua, la Baita in Valganna, la Baita dei formaggi. Metto dritto così. Poi le parti delle cappe. Le cappe a spinare. E poi addirittura abbiamo di là, qua ancora dove tenevano la roba. Sì, infatti. E qui ci sono le celle frigorifere, con anche un'uscita di là. Ah no, qua dove tenevano le uova. Mauri, un po' buio qua dentro, qua il localino, fai vedere dove tenevano le uova. Ecco, questa dovresti tenerla tu, l'incontrario stavo facendo. E ancora le cose delle uova. Le uova fresche. Cari amici, fai vedere così, andiamo, no ma anche con me, diamo un assetto... Le luci sono al minimo, cazzarola. Benissimo. E questa è la parte delle cucine. Addirittura si usciva anche di là. Si può uscire anche di là, dalla parte del boschetto. Sì, incredibile. Bene. Bene, Mauri, un pensiero? Pensiero che è un posto abbastanza... peccato che si è andato a male, cazzarola.
Io adesso metto le luci qua, se riesco. No, no, riusciamo a salire, sì, dai, Mauro. Si vede la mazza. Benissimo. Va bene tutto, però. E qua dove tenevano la roba. Ah, le celle frigorifere sono qua, ecco. Cari amici, sì, Mauro, vieni qua pure. Sì, tanto stavo guardando qui, ecco. E, le vecchie celle frigorifere, tipo modello con sì, sonno. Quelle che ci sono normalmente, quelle per la carne così, ecco. Celle frigorifere. E abbiamo anche quest'altra cella frigorifera. Ebbene, bene, dai, si continua, su, Mauri. Andiamo su, su. Andiamo in sopra. Su, comunque niente, bene, adesso bene. Ti riprendo. Mentre... Quindi, c'è, siamo con me con le cucine. Ah, qua addirittura... Deve... No, le foto non ci sono. Fai vedere... No, dammi con me da lì. Cari amici, dal locale cucina, anche da qui dietro, guardate che bello, questo è l'anima delle trattorie, il locale cucina, bello. Andiamo Mauri, tanto il sacco qua, andiamo là. Ah, qui se piove leva 4 a destra, praticamente evidentemente qua poteva piovere dentro e toglievano... della parte dove veniva giù l'acqua. Va bene, ok, perfetto. Continuiamo di su allora, saliamo la scala. Qui, sì, adesso salgo sopra io e ti facciamo un po' come prima. Cari amici, è poco luminoso questo posto. Sì, sì, ma Mauri, ti do luce mentre sali. No, però io non vedo... Siamo un po' in situazioni... Vado su e poi ti do luce, Mauri. Così sali. Ah, vedo, per quello vedo. Vedi? Benissimo. Siamo in situazioni un po' precarie, eh? Qua un'altra uscita sul retro. Precarie. Qua un altro... a dir poco. Qua un altro bagno con doccia. E qui varie stanze. Abbiamo anche la stanza di qua. Guardate con tanta roba. Ok. Qua una porta vetro. La lavatrice, per la quindi la porta vetro di quelle lì degli anni 70. E buono. Qua un bel localino. Di la tua. Qua. Amici, volete fare una lavata? C'è la lavatrice. Quasi nuova, benissimo. E si continua, cari amici, questi sono locali dove, ma questo praticamente dove veniva a farsi un riposino. Ma grazie, faccio pure sarà... un riposino. Scusate le pantofole, mattone. Ah, riposino. Ah, che bello. Finiamo qui. No, dai. Bisogna fare un bel saluto, Mauri. Sì. E quindi, questa è la baita. Fantastico posto, beh, urbex. Pensate, due fallimenti. Questo posto subì due fallimenti. E quindi è così. Però, sarebbe da risistemare, da rifar partire. Speriamo in un futuro così. Bene, tra poco facciamo la panoramica, facciamo i saluti. Perfetto. E cari amici, c'è anche questo localino. Il localino praticamente dove tenevano un po' l'archivio. L'archivio. E nell'archivio un po' in queste condizioni. Guardate, purtroppo... in queste condizioni qua c'è proprio da far vedere venire altro che il rigattiere, qua ci vuole un po' e, inquadra pure Mauri. Allora io abbiamo trovato, io e Mauri, questa strana tazzina con su scritto para Paiampapoli Crucolo. Paiampapoli Crucolo. Vedrò su internet che vuol dire.
può essere anche una lingua tedesca, può essere anche una lingua tedesca. C'è un vecchio fax. Comunque, qui praticamente tutto l'archivio di questo locale, di questo bellissimo posto, che si passa ancora prima la finestra. Mauri, dammi pure la videocamera, faccio vedere da fuori. Mauri, ci siamo riusciti anche stavolta. Sì, Caffè Hug, Orgio Ciobar. Qua però evidentemente era la loro piccola cucina di chi lavorava qua dentro. E questo, incredibile, con ancora la baita, con ancora la scritta. Bene, benissimo cari amici. Altri locali dove venivano a mangiare qua alla baita. Al 21 ottobre 2018 è rimasto così. Guardate cari amici, i locali, però doveva essere proprio carino qua, Mauri. Veramente. Deve essere veramente un bel posto. E cari amici, siamo ancora qua, quindi Gennaro Gelmini e youtuber Mauri alla baita dei formaggi al 21 ottobre 2018, una domenica. E da dove stiamo filmando adesso? Dallo specchio. Dallo specchio. Quindi stiamo facendo un po' queste immagini così. Allora viene dentro la videocamera. Benissimo. Noi, Mauri, vedo che è sempre guardingo. Guardo in giro, io sono tipo poco. Si guarda in giro perché non si sa mai nei urbex. Purtroppo. Però Mauri non c'è assolutamente nessuno. Sì, cioè, però sai niente, io non controllo ogni minima cosa, sono sempre tipo poche controllo. La bottiglia caduta, no, non l'ho fatta apposta. No, ma oggi è una giornata così. Oggi è una giornata così. È successo tutto di più. Veniamo qua vicino allo specchio, Mauri. Si vede bene qua. È successo di tutto di più e allora di conseguenza oggi veramente. Allora, cari amici, oggi cosa è successo? Prima di tutto io sono finito dentro un buco del ponte, abbiamo fatto vedere. Poi insomma, veramente tutto di più. Sì, poi io sono caduto, poi io sono inciampato lì, qui. Però stiamo ancora interi. Poi diciamo che ho possiamo direttamente farci vedere. Diciamo che ho pattinato su due rulli lì che c'erano. così, quindi è andata così. Niente, però vabbè, bisogna capire anche che. No, non è stato facile, sì. Siamo. Ce l'abbiamo fatta però, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo benissimo fatta, Mauri. Ma quindi allora questa bellissima finestra, guardate cari amici, allora salutiamo da questo bellissimo posto. Assolutamente qua. Però allora facciamoci vedere così. Finiamo così e. Quindi cari amici, ma poi stare anche più fantastico così, a me piacciono le pose, scusatemi tanto. È un tipo perfezionista, poi. Allora io lo so, è vero, ha ragione, cioè, Mauri. A volte si perde sono troppo perfezionista. Allora salutiamo cari amici. Quindi da Gennaro Gelmini e youtuber Mauri al 21 ottobre 2018, una domenica, dalla baita e dei formaggi, dei vini, pub, birreria, pizzeria in Valganna, comune di Indunolona. E naturalmente provincia di Varese, fantastico urbex. Fantastico questo urbe. Posto ha subito due fallimenti ed è in queste condizioni. E allora diciamo l'ultima cosa, Mauri, importantissima. Dimmi. Qual è? Tu lo sai. Vieni qua.
E anche questa volta, ce l'abbiamo fatta. Cari amici. Perfetto. Mettete un like, iscrivetevi. Per quale motivo? Per l'arte, cari per amici. Per l'arte, soprattutto per l'arte. Soprattutto per l'arte. E se non vi piace l'arte, pazienza. Ciao cari amici, da questa bella finestra. Bene, insomma, c'è una temperatura abbastanza accettabile, va bene.